non va oltre il risultato di 0-0 Lige-Virtus, che al Tupparello 10 Reale conquista il quarto risultato utile consecutivo e un prezioso punto che permette alla formazione barcellonese di mantenere il primato in classifica, adesso in compagnia del Milazzo. Un pareggio a reti bianche che alla fine può star bene ai giallorossi, che possono solo recriminare di non aver saputo concretizzare al meglio le occasioni create, come al minuto 3, quando Biondo riceve palla in aria, si libera bene di un difensore accese, ma poi spara alto da buona posizione. La Cireale non sta a guardare, per due volte la squadra allenata da Ricca si fa vedere dalle parti di Galipò con due conclusioni di Nicolosi che non inquadrano però lo specchio della porta. La porta invece sul ribaltamento di fronte e Lige-Virtus a centrarla con Crinò, che dopo un bel fraseggio con Lanza e Biondo costringe Linguaglossa agli straordinari. Ligea continua ad attaccare, al minuto 25 perfetta verticalizzazione di Biondo per l'inserimento di Crinò, che in area non riesce a servire lo smarcato genovese, facendo sfumare così una ghiotta occasione per i suoi. Prima dell'intervallo la Cireale tenta una timida reazione, reazione che si esaurisce però con un sinistro da posizione defilata di Nicolosi che si perde di poco sul fondo. La Cireale è più intraprendente nella ripresa, anche se in apertura sono comunque barcellonesi a mettere in apprensione sugli sviluppi di azione d'angolo. La difesa cese con un tiro dal limite dell'area che deviato da un calciatore di casa si perde di poco sopra la traversa. Poi l'11 di Ricca comincia a guadagnare metri, al 65esimo un tiro di Marletta apparentemente innocuo costringe Galipò a rifugiarsi in angolo. Al minuto 76 la Cireale rimane in 10 uomini quando Ricca, già ammonito, atterra nei pressi dell'area di rigore un lanciato Crinò, beccandosi il secondo giallo e quindi la via anticipata degli spogliatoi. Il calcio piazzato che ne segue, battuto da Gardia, trova poi la parata di Linguaglossa. Nonostante l'inferiorità numerica, la formazione acese riesce a contenere Ligea senza rischiare quasi nulla. Anzi, nei minuti finali sono proprio i padroni di casa ad avere l'occasione migliore con la Piana, il cui colpo di testa ravvicinato trova un super Galipò a negargli la gioia del gol. Lo 0-0 finale permette dunque a Lige-Virtus di mantenere l'imbattibilità stagionale e il numero 0 nella casella dei gol subiti. I barcellonesi salgono in classifica a quota 10 punti, mantenendo di fatto la prima posizione, primato in classifica diviso però con il Milazzo, che proprio domenica e dopo ben 14 anni sarà di scena al Dal Contres per un derby d'alta classifica, tutto da seguire.